Shaiga è vivo, ma in un posto talmente brutto che non si può neanche immaginare. Abbiamo bisogno delle informazioni che ha mentre lui è ancora in giro per potercele dare. Oh, c'è un'altra Hell Tower sulle coste della Liguria. Abbiamo mobilitato il team scientifico per andare a per contattarla, per andare a vedere, ma potrebbe non essere abbastanza. Vai lì e cerca di fare quello che puoi. Oh, siamo a Genova. Che nebbia che c'è qua a Genova, come a Milano. Chi è che corre? Belin, scusate il ritardo, ma sono andato a Recco a prendere la focaccia. Sì, ma Belin, ma proprio adesso devi prendere la focaccia. Ma allora sei avvelenato proprio. Dai, spara che c'è da dar dei pattoni a sti zombie. Difendiamo la posizione. Va bene. Difendiamo tutta la posizione, anche noi, e li aiutiamo adesso. Guarda che bello. Travel to the resistance compound. Andiamo di qua. Vedere di dare una mano. Ui. Allora, ti dico subito che alcuni dei nostri scout sono ancora dispersi. Se capita che devi andare verso nord, se ci butti un occhio, ti ringrazio, perché magari potrebbero essere ancora in pericolo. Va bene, faccio tutto. Allora, qua c'è da arrampicarsi in mille posti, ma non ho capito dove cazzo devo andare. Ah, lì, dalla scala? Ma forse per indietro avevo lasciato qualche cosina che... Ah, se speri di arrivare al compound ti dice male. Un crollo ha bloccato la strada e abbiamo mandato Fabio a fare esplodere delle macerie, ma non è mai tornato. Va bene. Va bene, Fabio. Ti trovo io. Easy, si scende di qua. Devi dirmi altro? Nessun suggerimento? Ok. Allora, scendiamo tranquillamente. Find the explosives. Allora, mi dice di andare a sinistra? Ma a destra c'è tanta roba da vedere. Vado a sinistra. Vado a sinistra. Qua c'è un cancello elettrificato. Quindi no... Ah, eccola qua la porticina. Che è? Non si vede un cazzo. Col fumo. Ah, mi aiutano anche sparando i compagni. Bene, bene, bene. Buono. Allora, notate com'è potente il mio fucile. Perché... In fase di orda l'ho leggermente potenziato. Boom. Boom. Ok. Questo qua però ce lo facciamo con l'altro fucile. Che non ci voglio di aspettare che si avvicini. Non ci voglio di andare io lì. Tu ti finisco. Bravo. Sono dei bravi ragazzi questi qua, che mi aiutano. Okay. Allora. In questa casa sicuramente c'è qualche collezionabile. Eccolo lì, già lo vedo. È un documento? È un comic. Fumetto, che fumetto è? Non ce lo fa vedere. Fighting Patrol. Va bene. Di solito ci faceva vedere la copertina. No! Vedendo... Stompa. Vedendo... Dov'è? Mi sono accorto che non ho il medikit e non riesco a prenderlo. Dove è andato? No! Cioè, mi sono dimenticato di prenderlo e l'ho perso pure qui. Ma che sfiga pazzesca. Qua dentro? Non c'è. Va bene. È sparito. Cioè è andato assolutamente sotto tipo al livello. Va bene. Allora proseguiamo di qua che sicuramente c'è qualcosa di interessante. Tipo qui, eccolo qui, a posto. E questa è la carica degli esplosivi. Set the socket. Explosive, dove soaked vuol dire che è zuppo, è bagnato. Quindi probabilmente non esploderà. Non lo so. Forse bisognerà fare più di un tentativo. Io non mi fido a scendere da lì, sto cercando un'altra stradina. Per andare là, no, è l'unica, è questa qua, mi sa. Quindi presumo che se scendo da qui non mi faccio male. Non... Ah, c'è il pezzettino sotto. No, certo che non mi faccio male, ok. Allora, in fondo a questo corridoio che già ci dice che cosa succederà. Danger. Va bene. Qui c'è il tizio morto. Andiamo a prepararci un attimino. Perché io lo so che quando piazzo la carica poi succede il finimondo. Qua dentro. Poi.
qui a destra. Qua sopra c'è la postazione con la torretta che ho visto prima, eccola qui. Poi c'è la pulsantiera da cui si innesca. Ok, qui. Ah, mine, perché ovviamente arriverà un'orda pazzesca. E quindi andiamo già a piazzare le mine, visto che mi metterò sulla torretta. Io presumo che una mina la piazzerò qua. Easy. L'altra mina invece potrei piazzarla o su questo ponticello oppure qua a destra, che c'è una stradina che non mi convince. E non vorrei mai, perché se arrivano da qua magari non li vedo. Cosa c'era in fondo? Da qua sicuramente possono arrivare. Fammi caricare tutto. Sicuramente da qua possono arrivare. Non mi piace. Non mi piace. Almeno se arrivano, anche se uno solo prende la mina, io so che stanno arrivando da qui, capito? Adesso andiamo a dare un'occhiata a cosa c'era qua dietro. Vabbè, c'è tutto un pezzo. Chi è che parla? Eccolo lì. Bello de zio. Boom. Due colpi sacri. Che sono utilissimi nelle orde perché possono curare i compagni. Non lo sapevate? Eh sì, è così. La pistola con i colpi sacri può curare i compagni. Se avessero messo un trofeo, una sfida di curare il compagno con i colpi della pistola, qua non c'è la mano, non ci sono segreti, non c'è un cazzo, e siamo tornati al punto di partenza. Praticamente. Quindi non ci rimane, abbiamo visto tutto, non ci rimane assolutamente nient'altro da fare che andare a piazzare la carica. Quindi le due vie da cui dovrebbero poter arrivare le abbiamo chiuse. Questo qua deve essere il team, vedi? Questo qua è il team dei tizi che non sono mai tornati. Guarda come sono stati smaciullati tutti. Va bene. Allora, attenzione, scappiamo subito, eh? Piazza, vai, corri! Senti come iniziano già a sparare i compagni. Da sopra, bastardi! Da sopra, infami. Mi disinte. Cazzo! Ha già fatto saltare la mina. Va bene. Da là in fondo non arriva ancora nessuno. Tanto mi faccio questi. Tranquilli. Usiamo un pochino di fucile a pompa anche perché poi c'è il. C'è la ricarica dentro la caverna. Capito? Brum! Guarda che distruzione. Stai morto? Would you like to go again? Queste parti della giungla non è che piacciono particolarmente. Preferisco di più il posto nella città di Roccate, più figo. Carica questo qui. E allora, qua c'erano delle bombe che avevo lasciato, una e due. Poi la mitraglia dopo. Poi qua c'è il tasto per interagire. La mitraglia però, io credo di aver messo il coso che posso staccarla, sì. Quindi se trattengo triangolo la potrei staccare. Allora arriveranno sicuramente da lì, perché saranno dietro alle macerie. E boh, proverei a tenerla così per il momento. E vedere quanti danni riesce a fare. Vedi che arrivano da là in fondo, brutti porci. Ora perché esco dal terreno, eh? Cazzo quanti! Va bene. Tritali tutti. Cos'è lì a sinistra? Ah, dall'alto, infami, maledetti. Però comunque sta mitraglia non fa veramente un cazzo, eh. Cioè, ti capitano gli headshot di ca de per caso, ma quando è attaccata è una merda. Cioè, giusto indebolisce. Per fortuna che ci sono.
che ci sono gli altri che aiutano. No ammo, perfetto. Finito tutto. Allora, sta per esplodere. Head to the resistance compound. Quindi questi qua entrano in teoria. Se io fossi furbo li potrei anche skippare, ma... Che disastro. Che bravo. Allora, qua avrei fatto il trofeo se non l'avessi già fatto, eh. Quello di ammazzare 10 stronzi con un'esplosione. Forse era 20. Forse era 20. Perché l'ho fatto in orda, molto bello. Dai, però, ho fatto un sacco di trofei nella modalità orda. Ok. Ok, me li rubano. Ma questo è kill stealing però. Blandi, non è mica kill stealing se sono già morti. Va bene. È vero. È vero. Abbiamo fatto una bella strage. Quindi adesso andiamo di sopra a recuperare un po' di munizioni. E poi ci dirigiamo... verso la stellina. Prima però vediamo cosa ci manca. La mano e l'upgrade kit. Ok. Questo qua ci dovrebbe dare le munizioni anche del fucile, se non erro. Ho 4 della pistola, quindi quell'altro ce le ho. Sì. C'ho tutto, tu? Ah, non ce le avevo tutte. E qui altre ancora. Guarda quanta roba. Con circospezione, attenzione, che questa qua è proprio la trappola, tutto stretto, non si può uscire, se ti arrivano da davanti e da dietro ti fanno il DP, come a cicciolina. C'è compound, molto carino, cose morte non così carine. Questo è il compound, ovvero l'accampamento, con della gente che cerca di sopravvivere. Così che li facciamo saltare in aria subito, così imparano a fare gli stronzi. State giù. E ce li facciamo un po' da lontano, perché... sì. Guarda, ma che colpo da maestro è stato questo? Fammi scendere un pochino, va. Allora, boys. È ora di iniziare... a fare le cose serie. Trick, 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 trick. Un po' di calma e vi ammazzo tutti, eh. Perché loro sono sospesi tra la vita e la morte. E non vogliono essere così. E sanno che la loro unica possibilità è quella di essere ammazzati da me. Aia. Anche quel povero Cristo, però, come sta scarrellando, eh. Sta sparando proprio per la vita. Guarda che bel filotto. Rallenta... Oh, muori tu qua. Rallenta un pochino. Bro. Ma che roba. Guarda la precisione. Guarda il calcolo esagerato che neanche un giocatore di Risico professionista... Ehi, c'è il gigantone... armaturato? Opa. Un po' di fulminini. Zzzz. Tu rimanici. No, mi è partito, dai, però. Ah, che sfiga. Vabbè, dai. Ho guadagnato un pochino di vita. Preciso. Ah, sto finendo le munizioni pure. Male. Questo è molto, molto male. Ti salvo io, bastardo. No, non l'ho salvato. Non l'ho salvato, boys. L'ho salvato! L'ho salvato. Credo di averlo salvato. Ma non era messo in eroica perché non mi ha dato il premio. Andiamo ad aiutarlo prima che poi se lo mangiano. E tu? E... tu sei l'ultimo, però.
Per sicurezza. Cazzo, è mancato. Per sicurezza. Un colpettino. Eccolo qua. A posto. Arrampichiamoci in questa villa meravigliosa. Get directions to the radio tower. Ah, l'hanno ammazzato il tipo per la fine. O forse era lui zombizzato. Comunque, non ce l'ho fatta alla fine a salvarlo. Allora, devo ricevere istruzioni dalla radio. Ah, tu devi essere i rinforzi che abbiamo chiesto. Era ora. Prendi le tue armi e mettiti in posizione, svelto. Ma che rinforzi? Io sono qui per trovare radio. Tu sai dov'è? Ma non c'è tempo per questo. L'ordine è quasi arrivata. Ascolta, se mi aiuti a respingere Orda, poi io ti indico strada per radio, ok? E così immagino che la risposta di Boris sia assolutamente inutile, anche perché non abbiamo scelta. Allora, questa è quella dell'Orda. C'è una mappa Orda che è così. Oh cazzo, cannato! No! Due volte! Ah, sono un coglione. Ho bruciato le mie due bombe. Perché volevo piazzare, però dai, non possono fare un sistema così di merda. No, il sistema è fatto bene, devo dire la verità. Sono io che sono un coglione. Oh, che volevi fare al mio amico? Ma sei pazzo? Ok, allora da che parte arrivo? Fammi andare a vedere un pochino di là. Cos'è sta roba? Questa roba è? Power generator. Start power generator. Lo starterò quando arriva l'orda, immagino. C'è un altro qui. È strana sta cosa però. Oh, tanta roba. Ho attachment buono. Elettrico. Stanno arrivando. Ok. Andiamo ad accendere sto power generator. Oh. Che sono già arrivati? Male. Allora, stanno già sparando. Power generator, vai. E mitragliona dove loro. Ah, power generator ancora. Buono power generator. Un po' di mitragliona che non fa mai male a nessuno. Subito attiviamo la trappolona precisa, così loro vengono rallentati. Iniziamo. Da questa distanza cambia tutto, però, E cazzo, quelli di prima veramente non si facevano nulla. Sai che ho l'impressione di averceli già addosso? Comincia a vedere freccine, frecciati. No, quello è gigante. Oh, figlio di puttana. Me l'ha preso alle spalle. Due. Bastardi. Con l'esplosivo. Ma chi l'ha sentito? Medico, il medico, il medico. Ah, cazzo, che botta. Però è buono sapersi che c'è il medico. Allora, mi curo. Non mi curo. Non mi curo, non c'ho il medikit. No. Devo assolutamente ammazzare. Ah, medikit! Medikit subito. Devo assolutamente ammazzare il medico col medikit. Comunque è la prima volta che trovo. È la prima volta che trovo un medikit così nel gioco. Bravi, venite qui. Che mi piacete quando fate così. Sì, Armor Giant fa il favore di stare al suo posto. Allora, una bombetta quando ti passa. Ci allontaniamo un filino. Lì ho visto che c'è un'altra cassa, tra l'altro. Quindi ci prendiamo un po' di tempo. Tac. Andiamo a vedere cosa c'è nella cassa. Presto. Merda. Inciampo. L'inciampo sono delle merde perché ci vuole un sacco di tempo a piazzarle. Da sopra non arrivano. Ancora, almeno. Dai. Bravissimo. Adesso il gigantone per non sprecare troppi colpi, sai cosa faccio? Tac. E lo tiro giù così. Poi è tutta una questione di tenerli lontani, Se ci metti troppo tempo ad ammazzarne uno, poi intanto ti accerchiano. Ok. Bombarolo, t'ho sentito. No! Sono morto, sono morto, sono morto per un. Guarda quanto mi ha tolto. Questo per un piccolo. Cioè, non è un errore, però comunque io l'avrei sparato. Vabbè. Sarà ipersensibile il pad, che cazzo vi devo dire, però. Cioè, dover perdere il livello per una stronzata del genere.
dà fastidio. Ok, rimaniamo qua che si può controllare un po' tutto, magari con il fucile da cecchino quando smettono di arrivare da qua. Ok, quanti colpi c'ho ancora? 8. Figlio di puttana, scappa. Ok, mettili in fila se riesci. Cazzo, sono come... Vedi, mi hanno già cerchiato un pochettino. Un altro gigantone. Male. Mi serve un po' di te. Cosa ho visto? Ho visto quello che mi salverà la vita. No, lo uomo no. Presto, prendi quello. Cazzo, devo scappare, mi sa. Però, intanto ho ricaricato... La... il takedown. Quindi al prossimo gigantone, quando lo trovo da solo, lo posso fare. Scappa. Sono spaventato. Non ho ragionato. Allora, qua ce n'è un altro. Guarda che bello. Guarda che culo. Preciso. E quindi sappiamo di avere già un altro. Quindi andiamo proprio sul sicuro qua. Ve l'ho detto, ragazzi. E siamo difficile, eh. Io ve l'ho detto che è facile questo gioco. Ve l'ho detto che è easy. Tu metti le mine a pressione, queste qua si infilano nel terreno, quindi ci vuole molto meno per metterle. Facciamo il giro di qua, perché qua a loro piace passare. Piace proprio tanto passare di qua a loro, sti porcelli. Adesso qua c'era un altro cadaverino con il medkit. Ce lo pigliamo subito. Super shot al mostro. Bravi, bravi, buttatevi, perché tanto io ho già un piano. A quello già intanto non ha più l'elmetto. E quindi... ti saluto prima questo, che sennò mi occupa tutta la visuale. Pensavi di colpirmi? Sciocchino? Invece un cazzo. Gigantone, fai simpatico con me, eh? Quanti ne mancano? Ne mancano 1, 2, 3. No, però forse viene la stellina quando ne mancano pochi, no? C'è un gigantone ancora. Attachment elettrico e tanta roba. La tecnica è sempre quella. Scappi lontano. Questo qua non li pigliamo neanche. Scappi lontano e colpisci. Guarda, con quello elettrico colpisci. Guarda che bel regalo che ti faccio. Boom, via tutta l'armatura, nudo come un verme, come uno zombie verme quale sei. Defended compound, questo è l'ultimo che non voleva morire. Come no, c'è un altro che striscia. Dov'è? Dov'è l'ultimo? Sicuramente ce n'è uno solo. Oh cazzo! Oh cazzo, il gunner! Chi scappa? Figlio di puttana, è arrivato per ultimo. Zitto, zitto, alla chetichella. Aia, aia. Ecco, c'è un altro. C'è un altro medkit. Però cazzo, questo qua fa... Facciamolo andare sulle bombe esplosive che ho piantato. In su di qua. Qua ci arrampichiamo. Bene così. Qua ho messo la cosa elettrica, gli dovrebbe piacere. Là sotto vedo altre robe che brillano. Ci possono essere altri esplosivi. Dove è andato? Eccolo lì. Bello di zio. Quanto sei bello. Oh. Che è? Fa il giro dall'altra parte, che bastardo. Sotto chiuso. Vieni, seguimi. Piati la scossa. Ha fatto il giro, ma non ci credo. Allora, lo aspettiamo qua. Ci ripareremo un pochino dietro le colonne. E piazziamo anche due di queste, già che ci siamo. Perché no? Mettiamo una qua. Ok. E l'altra... qua.
Adesso dovrebbe essere quasi arrivato. Ruggisce, ma da dove arriva? Sopra! Scappa. Hai capito? Cioè, va proprio dove non passa sopra alle mie trappole. Che schifo. Me le ho messe troppo bene le mie trappole, porco. Dai. No. Volevo colpirlo tra le assi. Cazzo sei? Nello zainetto. Cazzo, via, no, scappa, scappa, scappa. Adesso quando si elettrifica dovrei poterlo colpire. Dovrebbe rimanere bloccato un pochettino. Eccolo lì. Sai che non si fa niente questo? È fortissimo? Due. Quanti ce ne vogliono? Quanti ce ne vogliono? Tra l'altro un seconda chance e non ci sono zombie per tirarmi su. Quindi se crepo sono morto praticamente. Che non ho neanche il medkit. Allora, qua un pochino di munizioni che non fanno mai male. Ah, search corpse. La mina. Bella la mina. Perché questo qua è quello che purtroppo mi è morto prima. Vieni qua, faccio sto regalo. Adesso dovrebbe salire qui. È lento, è lento. Eccolo lì. Eccolo lì. E boom, in the face. E no! Questa cosa qua mi fa morire. Questa cosa qua mi fa morire. Mi fa morire. Naturalmente se mi metto di qua però... Lui non va sulla mina. Ci va, ci va! Stupido? Non è andato sulla mina? Ma questa è una truffa però, eh. Questa è una super truffa. Comunque come cazzo fa ad avere tutta sta vita? Ma quando mai ha avuto tutta sta vita? Ma quello allo zoo non aveva tutta sta vita. Ok, in faccia. Cazzo. Ma è fortissimo. Ma questo non è forte come gli altri. Questo è più forte degli altri. Eccolo qua, preso. Dai, 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 dai. Ho visto le scintille. Gli avrò fatto qualcosa? Gli avrò fatto un cazzo. Però posso usare il mirino perché... C'è una bella distanza. Ma ha fatto il giro? No, non l'ha fatto il giro. Adesso devi morire però. Non capisco se ce l'ha ancora l'elmo o no, non dovrebbe. Finito tutti i colpi, non mi ricordo mai di caricare. Oh, se Dio vuole. Che fatica. È finita e tutti sono morti. Probabilmente sarei morto anche io se non fosse stato per te. Vieni, lascia che io ti apro la safe room. Ti condurrò alla radio. Ci pigliamo il mitraglione di questo pazzo e andiamo direttamente alla safe room che ormai abbiamo sforato con tutti i tempi possibili e immaginabili. E ci vediamo alla prossima. Ciao belli.